Mancano 2 punti, ma è sempre il solito discorso. Queste sono partite che hanno una grossa carica emotiva e quindi a volte questo può diventare una zavorra, però la squadra secondo me si è allenata bene, la squadra sta bene, la squadra ha convinzione e poi io credo che quello che ci debba, tra virgolette, far dormire sonni tranquilli è il percorso che questa squadra ha fatto durante l'anno. Michele Mignani, allenatore del Bari, presenta così la trasferta di domenica alle 17.30 a Latina, altro match ball promozione per i biancorossi che con una vittoria sarebbero matematicamente in B con altre 3 partite da giocare. Per la trasferta del Francioni con Gigliotti out per squalifica, le ultime valutazioni passano dall'infermeria. Frattali sta bene, Frattali ha recuperato pienamente, la settimana scorsa probabilmente non era al top, questa è stata una settimana dove ha lavorato sempre insieme alla squadra, per cui Frattali è da considerarsi a posto. Botta non è al 100%, quindi anche su Botta bisogna fare come sempre delle valutazioni corrette, perché bisogna mettere in campo quelli che stanno meglio. Con lo 0-0 del San Nicola contro la Fidelisandria, Antenucci e compagni hanno interrotto un poker di vittorie consecutive. Per l'allenatore la testa conterà più delle gambe. Poi le partite sono lunghe 95 minuti e quindi non dobbiamo pensare di risolverla in 10 minuti e dobbiamo pensare di portarla dalla nostra durante tutta la partita. È chiaro che di fronte troveremo sempre un avversario, ogni avversario ha le proprie motivazioni, sappiamo però l'importanza della posta in palio e ci dobbiamo arrivare con la testa giusta, perché è quello che secondo me fa la differenza. Di fronte ci sarà un Latina a secco di successi da 7 giornate. Mignani diffida però della squadra allenata dal suo ex compagno di squadra Daniele Di Donato. È una squadra che difficilmente si chiude, la squadra che prova ad andare a far male l'avversario, poi secondo me dipenderà anche un po' da noi quanto riusciremo, in che modo riusciremo ad opporci, se riusciremo a tenerli magari nella loro metà campo con la nostra voglia. Io credo che sotto certi aspetti il Latina ha raggiunto l'obiettivo primario per come era partito del suo campionato, che era quello di mantenere la categoria, e adesso proverà a centrare un obiettivo playoff. Come domenica scorsa, il Bari scenderà in campo conoscendo i risultati del Monopoli, impegnato sabato pomeriggio a Pagani, e del Catanzaro, che domenica attende alle 14.30 il Monterosi. In caso di KO dei biancoverdi e mancata vittoria del team calabrese, i biancorossi sarebbero addirittura in B, a prescindere dal risultato di Latina. Abbiamo perso in casa partite contro Campobasso e Messina che non erano decisive o che non erano partite out-out. Io quello che dicono gli altri, se non me lo dicono direttamente, è difficile che lo senta. Io credo che comunque aspettare il risultato degli altri in un momento del campionato come questo possa, sotto certi aspetti, possa non significa è necessario, ma possa magari toglierti energie.